centro anch'io. Bene, di nuovo qui per l'ultima puntata di questa edizione di Centro Anch'io, che ha voluto esportare il dialetto bresciano nella capitale. E via Fratelli Dandolo è la protagonista di questa nostra puntata, che inizia in via 10 giornate e si conclude in piazza del Mercato. E i Fratelli Dandolo chi sono? Enrico ed Emilio Dandolo furono patrioti di origine varesina. Enrico nacque nel 1827, il fratello Emilio 3 anni dopo. Parteciparono alle 5 giornate di Milano e alle eroiche vicende del battaglione dei bersaglieri di Luciano Manara fino alla difesa di Roma. Enrico cadde durante l'assalto di Villa Corsini. Emilio fu ferito a Villa Spada il 30 giugno 1849. Seguì poi la spedizione piemontese in Crimea e nel 1855 fu costretto dall'Austria a ritornare a Milano, dove rimase sorvegliato dalla polizia. El piso a let e el disque el gas ciudad. Questa fa pure un po' sorridere. E concludiamo la nostra edizione, insomma, ai piedi del monumento simbolo della città eterna. La colombiana. Ay, qué rico poderme encontrar en este país tan hermoso y después de tanta lucha en unos trabajos, encontrarme en esta parte donde me están regalando mis hijos y mis nietos un paseo de recuerdo de 70 años. 70 años. 70 años. Una ragazzetta di 20 anni lei. El Pisalet. No, dico ripeta, no, vabbè. El Pisalet, el dis. El Pisalet. E el dis. El dis. Che è il ga? Che è il ga? Ciudad. Ciudad. Hai capito? Capito. Hai capito qualcosa? 70 anni dalla Colombia. Se mi ho olvidato. Non intendi? Allora, no. Fammi un balletto, dai, balla, balla, balla. Ma che lavoro, grazie. Bene così. Evviva il liceo che? Di Treviso. Che forti! Ragazzi, qua noi stiamo a qualche chilometro di distanza da Treviso oppure da Brescia. Vabbè, però il proverbio è questo: El Pisa Alet. L'avete capito? Che hai capito? Sì. Cosa che? Si può dire, eh? Il pisce a letto. Bello, sì, esatto. Fa la pipì nel letto. El dis che il gas sudat. E el dis. E lui dice. E dice che ha sudato, bravo. Che significa questo proverbio? Dai che ci arrivate. È simpatico, è carino, fa ridere pure. È ironico. È il pisalet, il disco, il gasidat. Ha detto una bugia, ha detto. Ha detto una bugia, dice lui. Tu ti chiami? Sì. Francesco, tu? Ha fatto la pipì nel letto e ha detto che in realtà ha sudato. E come ti chiami? Riccardo. E tu Riccardo che hai capito da qua, da questo? Prego. Che è falsissimo. Sì, esatto, fa pipì nel letto e dice che ha sudato, cioè un maldestro tentativo di mentire, perché mentire con successo è estremamente difficile, vero? Voi riuscite a mentire con successo senza farvi sgamare? Ci sono sempre le profi che vi guardano. Va bene, chiudiamo qui allora questa nostra edizione, grazie per averci seguito, alla prossima, speriamo bene. Viva Emanuele Carpelle che ci ha seguito in regia. Grazie ragazzi, ciao!